A ECMA 2012 abbiamo presentato la nuovissima Daytona 675, Daytona e Daytona R. Nuovissima perché nuovo è il motore, il telaio e c'è stata una rivisitazione generale anche per quanto riguarda la carena. Nuovo motore, innanzitutto abbiamo un potenziamento dei cavalli che arrivano a 128 con 75 Nm di coppia, quindi ancora più potente. Abbiamo mantenuto ovviamente il tre cilindri, che è quello che piace alle appassionati Triumph e che vogliono ritrovare nelle nostre moto, però non abbiamo fatto altro che migliorarlo. È un alesaggio più ampio, dimensioni di corsa più ridotte e un linea rossa del fuorigiri fino a 14.400 giri. Valvole in titanio per la nuova Daytona e doppi iniettori per cilindro, quindi per garantire comunque una carburazione migliore. Anche la presa d'aria è stata maggiormente centralizzata, l'aria entra direttamente all'interno della moto e questo migliora, oltre appunto dal punto di vista tecnico, comunque migliora anche il sound della Daytona, che è quello che piace agli appassionati. Per quanto riguarda il telaio rivisto, ci sono molti meno punti di saldatura che lo rendono ovviamente più snello, più dinamico, telaio più stretto e anche ovviamente un po' più rigido. La versione R ha tutta una serie di caratteristiche montate come standard che la rendono veramente il mezzo giusto per la pista. Abbiamo ABS di serie, frizione antisaltellamento, cambio elettronico. Sarà nelle concessionarie a partire da gennaio 2013. Abbiamo optato anche per un contenimento dei prezzi, quindi non varia rispetto al prezzo del modello uscente.